19 ore e 3 minuti, buon venerdì 8 di giugno 2012. La storia dell'agente di polizia Nino Agostino, ucciso il 5 agosto del 1989 a Villa Grazia di Carini insieme alla moglie Ida Castellucci. Ida era incinta di 5 mesi di una bambina. Certamente una delle più drammatiche e oscure vicende della storia di un'Italia retta allora come adesso da poteri deviati e da un antistato che troppo spesso diviene stato. Sulla morte di Nino Agostino non è ancora stata fatta luce. I suoi assassini insieme ai mandanti sono a tutt'oggi uomini liberi, esattamente come qualsiasi altro onesto padre di famiglia. Sul fascicolo relativo alle indagini sul suo assassinio è stato apposto quello che non esitiamo a definire il sigillo della vergogna, ovvero il segreto di Stato. Ma chi meglio di noi ce ne può parlare? Vincenzo Agostino, il papà di Nino. Vincenzo, buonasera. Buonasera a voi. Grazie Vincenzo, perché so che ci hai ritagliato proprio questi pochi minuti, che sei impegnato in una cerimonia celebrativa, quindi ti ringraziamo davvero di cuore. Sono passati da quel 5 agosto maledetto quasi 23 anni, Vincenzo, e ha posto il segreto di Stato sulla vicenda di tuo figlio, e tu da allora con una dignità monumentale non fai che chiedere giustizia e verità. C'è un elemento che possiamo considerare anche un effetto che aggiorni la vicenda di tuo figlio, o si resta ancora nel silenzio, nelle paludi dello Stato? Sì, questo hai detto benissimo. Io saluto tutti gli spettatori. Questa vicenda di mio figlio è una storia dimenticata, una dimenticata lo Stato che non ha voluto fare piena luce. Praticamente perché hanno segregato gli appunti che aveva lasciato mio figlio, perché mio figlio nel portafoglio portava un biglietto: se mi succede qualcosa andate a guardare dentro il mio armadio. Che cosa c'era scritto? Perché hanno fatto scomparire questi appunti di mio figlio? Chi è stato questa melamarcia che c'era dentro l'istituzione che ha fatto scomparire queste cose? Perché a distanza di 23 anni ancora nessun collaboratore di giustizia ha voluto mai parlare il caso di mio figlio? Uno soltanto voleva collaborare con la giustizia, e quindi praticamente questo Luigi Lardi, che a me mi arrivavano delle lettere anonime, sono andato a finire persino in Canada, a Montreal. A Montreal, perché c'era lì la famiglia Alfonso Caruana, che Alfonso Caruana praticamente era un grosso trafficante di droga, e lì ha tenuto il matrimonio della figlia. Questa faccia da mostro che io cerco sempre dopo 23 anni, perché questo Luigi Ilardi voleva parlare, e all'indomani l'hanno ucciso nella piazza di Catania, che lui voleva entrare nel programma di protezione. Io mi faccio queste domande io le faccio a voi cittadini che mi ascoltate. Io ormai ho 75 anni. La tua storia, Vincenzo, è conosciuta al grande pubblico, non fosse altro perché questa barba lunga e canuta di un padre saggio e anziano ci accompagna ormai in questi anni, che devono ovviamente rivolgersi anche ad una verità che non solo è nascosta ma è soprattutto negata. 1989, io ti porto un passaggio nella nota proprio che ricostruisce la vita di Nino. Nei memoriali di cui sopra, in questa nota si legge, acquisiti dal GIP, pare che siano contenute affermazioni di una certa gravità in merito al noto episodio del rinvenimento di un ordigno esplosivo nell'estate del 1989 presso la villa all'Addaura del dottor Falcone. Prego, questo, vede, Falcone perché è venuto alla camera ardente, oltre ai funerali, è venuto anche alla camera ardente di mio figlio, dicendo che lui doveva la vita a quelle due bare, sarebbero marito e moglie e il bambino che portava nel grembo mia nora. Per quale motivo io ancora non so queste cose? Perché l'hanno ancora tenuto nascosto? Chi ancora protegge lo Stato e i vertici? Chi sono questi? Vincenzo, in questi anni qualche collega, anche amico di Nino, si è fatto vivo anche privatamente, passami il termine, segretamente a voi familiari,
a te in particolare e ti ha rivelato anche episodi inediti finora della vicenda di tuo figlio? Ascolta, intanto a noi vicino c'era un collega di Nino, a noi vicino, sì. È stato indagato perché lui ha distrutto delle prove e quindi hanno messo a lui dentro casa delle cimici, in modo tale che parlava, e quindi una volta che lui ha parlato ha detto che ha strappato una fregna di carte. Lui, questo personaggio che è indagato, l'unico che è indagato, un poliziotto, per quale motivo l'ha distrutto? Per quale motivo io vado in lungo e largo sulla nostra Italia e praticamente questi giovani che erano allora giovani, oggi nessuno sa nulla il episodio di Agostino, perché fra virgolette sempre, ripeto, a me stesso, i collaboratori di giustizia non hanno voluto parlare. Per quale motivo Giovanni Brusca, Giovanni Battista Ferrante hanno detto che hanno fatto indagine all'interno di Cosa Nostra e lì non risultava omicidio di Agostino. Ma questi delinquenti, la mafia, se la mafia, a quest'ora avrebbero potuto dire, perché tanto uno più, uno meno, delitto, no, non è che a loro ci, tanto l'ergastolo ce l'hanno, veramente scottano la pena. Perché non ne vogliono parlare? Ecco, prima di salutarti, Vincenzo, su quelle bare c'è la gratitudine di Giovanni Falcone. Meno di 3 anni dopo strage di Capaci muore proprio Giovanni Falcone. In questo tempo ultimo della vita e dopo la morte di Nino e di Ida, il giudice Falcone ti ha mai contattato? Vi siete mai parlati? No, il giudice Falcone, guarda, non mi ha mai contattato, perché forse io ero diciamo un personaggio meno noto come lui, e quindi praticamente lui ha comprato la mamma, ha comprato alcune personaggi di famiglia, e però questi personaggi di famiglia ancora, se sanno, non hanno voluto parlare. Figurati che a me e mia moglie mi hanno fatto il DNA che hanno fatto a noi, a me e mia moglie, è risultato negativo sulla maglietta che c'era sulle scoglie alla Daura, chiamiamo così, la muta alla Daura è stata negativa sul DNA, perché praticamente loro volevano fare, come si chiama, questo DNA che hanno trovato sulla muta. Mia moglie ha portato una testimonianza, chi ci seguiva all'aeroporto di Catania, va bene, e questo ancora è in galera, questo scotto. Questa maglietta, il DNA della maglietta era uno dei Madonie. Vincenzo, certo, in questi 23 anni di tutti i presidenti del Consiglio che si sono succeduti, dei vari presidenti della Repubblica Italiana, dei vari ministri degli interni, i capi di polizia, c'è stata una persona che ha considerato in modo più onesto, sincero il caso di Nino Agostino, di tuo figlio, o solo chiacchiere e basta? Guarda, io questo ti posso dire, che quando cammino, specialmente queste, il capo stesso adesso della polizia, che è nel Manganelle, e altre, io sono rispettato sul territorio nazionale, quindi quando mi vedono me, vede, Vincenzo, che sei una degna persona, non ci vuole Manganelli, forse si dovrebbero produrre anche un po' di più rispetto invece a quella che è la tua vicenda più generale, ovvero logico chiedi... però questa sì. Pacche, come si dice, sì, sulla spalla, a me mi hanno fatto accorciare questa spalla, e io queste cose non le voglio più, io voglio, certo, la verità prima di morire, la verità. Desidero verità e giustizia prima che noi moriamo. Io e mia moglie non ce la facciamo più. Io ce l'ho 75 e mia moglie 73. E ho sentito che prima era la voce di sottofondo, immagino, sì, tua moglie. Saluta. Mia moglie, che io l'anno scorso ho subito un'operazione al cuore. Come no, mi ricordo, ci siamo sentiti. Quindi praticamente, figurati, mi hanno dato poca vita. Certo. E quindi io desidero, se in questa trasmissione c'è qualcuno che mi stia ascoltando, anche anonimamente, che se lui sa qualcosa, la prego,
di parlare, di dire qualcosa alla magistratura, anche a lettere anonime, in modo tale che un giorno può ritornare la serenità in casa mia, perché è quel giorno che noi non ci stancheremo mai a chiedere verità e giustizia. Vincenzo, un abbraccio a te e una carezza a tua moglie da parte nostra, e ci sentiamo presto. Tante grazie a te, Vincenzo. Grazie a tutti. Un abbraccio, grazie a Vincenzo Agostino.